chiusa via Kagoshima al vomero a causa di un cedimento da un muro di tufo che costeggia la strada e di cui sulla carreggiata si vedono alcuni frammenti caduti dalla parete. Il tratto finale della strada che collega via Belvedere con via Aniello Falcone è sorvegliato dalla polizia municipale ed è interdetto a macchine e pedoni e resterà chiuso fino alla risoluzione del problema. Tantissime macchine e motorini giunti dinanzi a via Kagoshima sono costretti a fare inversione e cercare un percorso alternativo, una situazione che fa scattare l'allarme nel quartiere collinare, visti anche i lavori in corso sulla carreggiata di via Aniello Falcone. Per questo si temono mesi di traffico in tilt. Da qui la proposta di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari, che, visto l'avvicinarsi delle festività natalizie, ha chiesto la sospensione dei lavori nei pressi di piazzetta Aniello Falcone, restituendo così l'intera strada alla viabilità per poi riprenderli solo dopo che sarà riaperta al traffico via Kagoshima. Una situazione che si aggiunge a quella di una delle più belle e antiche strade del Vomero, via Bonito, che versa in uno stato di degrado ed abbandono inaccettabili, una specie di simbolo del dissesto stradale che ormai affligge in maniera perenne il quartiere collinare. Tutto ciò da tempo esaspera i residenti, costretti allo slalom tra le buche sia a piedi che con auto e motorini. Sono necessari interventi urgenti sul manto stradale per restituire dignità e sicurezza alle strade del Vomero.